Siamo lodati Gesù e Maria. Questa splendida liturgia, fratelli e sorelle carissimi, della terza domenica del tempo ordinario ha come tema dominante quello del giorno del Signore e soprattutto come si vive nella gioia e nella santità il giorno del Signore, che potremmo definirlo, perché così almeno ci è stato donato nella mente di Dio, come un'anticipazione del paradiso. In questo giorno, che per noi è la domenica, si dovrebbe respirare aria di cielo, aria di paradiso. Allora, abbiamo visto Gesù nel Vangelo, entra di sabato nella sinagoga e non fa altro che ciò che la prima lettura, su cui ci soffermeremo un po' di più, e ci mostra in maniera solenne. La comunità del Signore, il popolo dell'antica alleanza, che trascorre un giorno intero nella letizia ascoltando la parola di Dio e la sua spiegazione. Tanto per introdurre un po' il tema, no? Noi stiamo celebrando adesso la Santa Messa, una realtà stupenda, certamente velata dai veli della fede e di cui oggi si è un pochino smarrita l'importanza, no? La Messa, come dire, ha dentro di sé quello che già aveva il popolo dell'antica alleanza, perché adesso stiamo vivendo la prima parte della Messa. Cos'è la prima parte della Messa? Come si chiama tecnicamente? La liturgia della parola. I lettori hanno letto la prima lettura, la seconda lettura, il sacerdote, quando c'è il diacono, legge il Vangelo, e adesso siamo al momento della spiegazione della parola. Cosa facevano gli ebrei nella prima lettura? Quel giorno il sacerdote porta la legge davanti all'assemblea degli uomini, lesse il libro sulla piazza dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno. Tanto, una bella lettura. E poi tutto il popolo porgeva l'orecchio e poi comincia la spiegazione. I leviti leggevano il libro della legge, avranno gli istinti e con spiegazioni del senso. E così facevano comprendere la lettura. Ora, prima domanda. A noi piace ascoltare la parola di Dio, ne sentiamo il bisogno, d'accordo? La prima parte della messa dovrebbe essere una cosa bella, perché voi capite, due persone che si vogliono bene, sapete cosa che fanno innanzitutto? Parla. Quando io con qualcuno ce l'ho con qualcuno, che facciamo? Quando purtroppo litighiamo, che facciamo? Non ci parliamo più, mettiamo il muso o non lo salutiamo più. Allora, voi capite che il nostro rapporto con Dio si fonda su un binario, anzitutto, che è quello della parola, no? Noi parliamo con Dio quando? Quando preghiamo. Ma ancora più importante del nostro parlare con Dio è che Dio parli a noi e che io capisca quello che dica, comprenda quello che dica e accolga quello che lui dica. Questo avviene a livello solenne nella Chiesa, quando si proclama la parola di Dio, la si spiega. In qualunque momento, quando io mi metto in ascolto di Dio e della sua parola. Noi però nella Messa ci abbiamo anche qualcosa di più, poi troveremo ancora nella prima lettura, perché oltre all'ascolto della parola c'è la seconda parte della Messa, che è la liturgia eucaristica. Questo gli ebrei non ce l'avevano, non l'ha vissuto neanche Gesù di sabato nella sinagoga, perché Gesù ancora non aveva istituito l'eucaristia, che l'ha istituito il giorno prima di morire. Cosa succede tra poco? Com'è il rapporto d'amore tra due persone? Anzitutto si parla, ma poi stanno insieme, sono uniti, godono della presenza l'uno dell'altro. Tra poco Gesù si fa presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue, rinnova in maniera incruenta l'offerta del suo sacrificio che ci reimmette in comunione di vita intima con il Padre, e nelle anime che sono disposte a riceverlo, che sono in grazia, che sono amiche del sacramento della confessione, lui che cosa fa? Entra dentro di noi, sta con noi, si comunica, stiamo insieme. Questo è il top dei top, cioè, capite, fare la comunione, ha detto la Madonna in una recente apparizione, è la cosa più grossa che possa esistere sul pianeta Terra. È più grande fare la comunione che non se la Madonna ci apparisse la potessimo vedere, che non se ci apparisse il nostro Signore lo potessimo vedere, perché se ti apparisse il nostro Signore e tu lo vedessi, Gesù starebbe comunque fuori di te,
ma quando noi facciamo la comunione, l'intimità che si realizza è talmente grande che io e lui diventiamo una cosa sola. Allora torniamo ancora alla prima lettura. Se già gli ebrei dell'Antico Testamento potevano dire talmente bello un giorno da trascorrere con il Signore, ci dice la sua parola, c'è qualcuno che ce la spiega, da dire queste parole, no? Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio, non fate lutto e non piangete. Nella domenica non si può piangere, non si può, perché si deve pensare a quanto è bello stare con il Signore. Che cosa dice ancora? Andate, mangiate carni grassi, bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato. Sapete che un tempo, non so se spero che voi lo facciate ancora, no? La domenica era la domenica. Il pranzo della domenica è il pranzo della domenica. Alla domenica si mangiano, ricordo mio nonno, le pastarelle, ma non c'era la domenica se non c'erano le pastarelle. Ma queste sono tante piccole cose. Che cosa significano queste piccole cose? Ci fanno vivere uno spaccato, appunto, un'anticipazione del paradiso. Noi siamo mai chiesti, ma noi ci crediamo che esiste il paradiso oppure no? E come ce lo immaginiamo il paradiso? Cioè, come pensate? Il paradiso non è che si può tanto immaginare, no? Però ogni tanto come sarà sto paradiso? Cioè, qualcuno dice, ma il paradiso è sempre a pregare. Ci annoiamo il paradiso. Guardate che non è così il paradiso. Cioè, noi dobbiamo pensare a tutte le cose più belle che possiamo vivere in questo mondo, che sono una lontanissima ombra, moltiplicata all'ennesima potenza. Allora anche il pranzo della domenica, o il riposo domenicale, no? Cioè, la Chiesa sempre l'ha comandato, certo, ci stanno i carabinieri, purtroppo non possono andare a ferie, immaginate tutte le forze dell'ordine andassero a ferie la domenica. Sarebbe la gioia dei delinquenti, no? O chi fa qualche attività socialmente utile, tipo un medico, o un infermiere, un ospedale, quei poveri disgraziati che hanno qualche attività, insomma, di ristorazione, che Dio li benedica, insomma, ma fanno una vita veramente bruttarella, perché se chiudessero la domenica, insomma, non consentirebbero di riposarsi a chi lo desidera e certamente avrebbero dei problemi, no? Però il riposo del giorno del Signore, così come il pranzo fatto bene, sono delle piccole spie, sono dei piccoli aiuti ad anticipare qui su questa terra, dove purtroppo ci abbiamo anche da lavorare, ci abbiamo anche tante prove da affrontare, però Dio vuole, fermati, ricordati che questo è di passaggio, le prove, le sofferenze, il lavoro, le fatiche, lo sforzo della virtù servono soltanto a prepararti al godimento sempre eterno, però ogni tanto devi fare una pausa e pensare ad altro. Allora è importante sapere che i papi sono molto ritornati. Negli opuscoli catechetici c'è un libretto che si chiama La Domenica, il giorno del Signore, che è soprattutto una sintesi di una bellissima lettera scritta a suo tempo da San Giovanni Paolo II, che era appunto sulla Domenica, che vuole essere un invito a riscoprire l'importanza e la bellezza di questo giorno. Oggi purtroppo noi siamo svuotati di senso. Per molti la domenica non è più domenica, cioè non c'è più nessuna differenza tra quel giorno e altri giorni. Anche Papa Francesco recentemente, quando ha fatto le catechesi sui 10 comandamenti, bisogna andarle a riascoltare, ha parlato della bellezza della domenica, ha parlato della bellezza della messa, tra l'altro con un suo stile a tratti anche un po' simpatico, d'accordo, che fa interiorizzare alcune profonde verità senza, appunto, con un pochino di buon senso. La messa non è uno spettacolo, cominciano a dire, la messa non è un momento particolare, l'importanza del raccoglimento, l'importanza del silenzio, tenere spenti i telefonini, non fare le foto durante la messa, qualcosa che mi dà molto fastidio. Ha raccontato lui alcuni episodi, insomma, che lo possiamo andare a rileggere nelle sue catechesi. Questo è un giorno bello, è un giorno importante. Allora, oggi chiediamoci, ecco, vedete, questo giorno è consacrato al Signore nostro Dio. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Conclude così la prima lettura, no? Sapete che questa conclusione è una dei congedi possibili della Santa Messa. Penso che ci avrete fatto caso, se ascoltate. Io al termine della Messa congelo sempre con questo saluto. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
perché anche durante la messa, e anche qui noi possiamo, dovremmo chiederci come vivo la messa, è un momento bello, cioè profondo, è un momento che attendo, oppure partecipo in maniera, come dire, stanco, perché lo devo fare per forza, per abitudine, per tradizione, no? Ecco, siamo invitati, cioè, questo è il momento, capite? Qui si fa il pieno di cielo e di gioia, ascolto la parola, mi nutro di Gesù, perché quella gioia che vivo qui la posso portare ogni giorno della mia vita, trasmetterla anche alle altre persone, no? Anche recentemente il Papa in questi giorni a Panama sta parlando tanto del contagio della gioia. Bene, se noi non siamo gioiosi vuol dire che la percezione della presenza di Dio non la facciamo. Perché se tu la fai, sicuramente sei gioioso. Se sei gioioso, la gioia la contagi. Nei giorni scorsi, concludo, abbiamo celebrato la festa di San Francesco di Sandi. Io ho postato in giro anche per i social network una bella frase di San Francesco di Sandi che diceva queste parole: non parlare di Dio a chi non vuole ascoltarlo, perché dobbiamo rispettare la libertà del prossimo. E non ha senso parlare del Signore, fare le prediche che c'è il cuore chiuso. Però fai in modo che chi ti vede, chi ti incontra, gli venga nel cuore il desiderio di chiedertelo. Come mai che tu sei così? Parlami un po' del tuo, se tu ti rendi così felice, così contento, così buono e così santo, lo voglio conoscere pure io. Questo dovrebbe essere la nostra vita, e questo è sicuramente, se ci lasciamo anche un pochino rievangelizzare, rieducare a vivere bene il giorno del Signore. Questo giorno, il giorno della domenica, è, capite, ricordare di santificare le feste, che è il terzo comandamento, lo possiamo anche rigirare: se vivi bene la festa diventi santo. Potremmo anche dire: ricordati che la festa ben vissuta ti santifica se la vivi bene, capite? Quindi la domenica non è un pensum, ma la domenica è un'offerta di vita, un momento di gioia che il Signore ti offre. Come sempre, sta la nostra libertà saperlo riconoscerlo, valorizzarlo, accoglierlo e viverlo, oppure perdere una chance di vita che il Signore ci mette dinanzi. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.